I due contendenti hanno raggiunto l'atto conclusivo: Giuseppe Franzoni, gruppo scherma Fiamme Gialle, e Giulio Lombardi, Firenze Livorno. La finale sarà arbitrata da Francesco Marotta. Può iniziare la finale. Finalissima. Finalissima del fioretto, Francesco Marotta è l'arbitro di questo atto conclusivo, il penultimo assalto che vedremo sulle pedane del Pallarcidiacono con la sciabola. Poi si chiuderà questo capitolo per poi salire di un gradino. Ci siamo lasciati poco più di una settimana fa a Riccione, dove abbiamo visto la passerella degli under 14. Oggi 4 giorni dedicati agli under 17 e agli under 20. Da dopodomani sarà la volta degli assoluti, e non finirà qui la stagione, perché dopo gli assoluti, sempre a Courmayeur, vedremo la sfida riservata ai master, ai veterani master che stanno disputando i campionati europei a squadre proprio in questi giorni, campionati europei che hanno riservato moltissime soddisfazioni per l'Italia. E non dimentichiamo anche poi, sempre nei prossimi fine settimana, il campionato italiano paralimpico che si disputerà a Macerata. È iniziata intanto la finale, semifinale tiratissima quella di Giulio Lombardi, della quale ha eliminato Jacopo Bonato con una stoccata doppia sul 13 pari, punto e cartellino rosso per Bonato. Niente di fatto. Franzoni invece ha eliminato Tommaso Martini dei Carabinieri, una semifinale invece dall'esito diverso, con un notevole divario fra i due. Abbiamo visto in semifinale lo stop chiesto da Martini per un infortunio al dito. Pensavamo a un problema proprio di impugnature, invece Martini ha subito da poco tempo una lesione tendinea, quindi lo ha un pochino rallentato negli allenamenti. Comunque Franzoni adesso all'inseguimento di Lombardi, che mette dentro già due stoccate. Guardia, pronto, a voi. Ricordo che il fioretto è un'arma convenzionale e quindi dovremo prestare molta attenzione alla ricostruzione delle stoccate da parte dell'arbitro quando i due atleti si toccano contemporaneamente, perché quando si toccano contemporaneamente solo uno dei due può avere ragione, e può averlo solo se compie la stoccata, se porta a segno la stoccata nel modo giusto. La regola principale è che ha priorità chi attacca, chi si muove per primo, chi per primo minaccia l'avversario. Bersaglio valido nel fioretto, il corpetto elettrico lo vedete più scuro sulla divisa degli atleti. La parata e risposta di Franzoni, che non va a segno. C'è il terzo punto per Giulio Lombardi. Pronti, a voi. Contrattacco, era partito Lombardi, aveva chiede il video Franzoni, perché viene segnalata la errata posizione della testa. Vedete, ecco, vedete, porta la testa sulla destra, e se
in questo modo sposta la lama dell'avversario, si può parlare di infrazione disciplinare. E infatti viene, no, aspettiamo un attimo perché non ho visto bene. Cambio, attacco no, contrattacco tocca, punto, non ci sono infrazioni. Guardia. Allora va bene, è stata confermata. Pronto. La stoccata, quindi non è stata in realtà la valutazione dell'arbitro era quella di ovviamente dare il cartellino giallo a Franzoni su segnalazione dell'arbitro di mano. All'esito del video invece è stata ritenuta non sussistente la infrazione disciplinare. Nella frase schermistica aveva toccato Franzoni, quindi confermata la stoccata di Franzoni. Nel frattempo Giulio Lombardi ha scritto 4. Alto, parata, risposta no, rimessa in bersaglio non valido. Guardia. Pronti. A voi. Attacco no, contrattacco tocca. Ancora un attacco. Guardiamo. Di Lombardi che non va a segno, il contrattacco di Franzoni esattamente come in precedenza. Guardia. Pronti. A voi. Circa la corretta risposta Franzoni 2 volte. Attacco di Lombardi. 5-3. Guardia. Chiede farsi toccare sulla maschera Franzoni. A volte può succedere che le parti di bersaglio non valido segnalino la stoccata valida. A voi. Spesso perché il sudore fa da conduttore. Attacco. Era già pronto a chiedere il video Lombardi, è andato direttamente l'arbitro a vedere il video. Vediamo un po'. Piccolo anticipo di Lombardi forse, però vediamo. Se viene giudicato stop quello di Franzoni in questo momento, allora è attacco di Lombardi. Se non viene giudicato stop, è attacco di Franzoni. Preparazione, attacco, tocca. E infatti stop di Franzoni, sesta stoccata. Preparazione sulla preparazione. Guardia. Guardia. Pronti. A voi. Parata, risposta in bersaglio non valida. Non valida la risposta. Guardia. Di Franzoni. È corto l'attacco di Franzoni, avete visto, è arrivato veramente a un niente dal bersaglio di Lombardi, poi Lombardi è ripartito, si è infilzato da solo, ma chiaramente a quel punto la priorità d'attacco era sua. Scambio estremamente dispendioso, attacco non valido, chiede il video Franzoni. Passo indietro di Lombardi. Solito discorso, Lombardi fa un passo indietro, ecco, se questo passo indietro viene considerato come una diciamo una perdita della priorità d'attacco, allora è attacco di Franzoni. Eccolo qua, vedete, passo indietro, Franzoni parte anche Lombardi. E infatti viene dato l'attacco a Franzoni, giusta questa stoccata, siamo 7-4. Pronti? A voi.
questo giochino strano è perché i due devono arrivare a fine del tempo, mancavano pochi secondi. Finale molto dispendiosa dal punto di vista dal punto di vista fisico. I due atleti si rincorrono su e giù per la pedana con grande determinazione e senza veramente risparmiarsi. Subito a darsene di santa ragione. Avete visto l'attacco di Lombardi, la parata risposta di Franzoni che non è andata a segno, ancora l'attacco di Franzoni. Attacco, no, contrattacco, tocco. Chiede la prova della lama, della punta. Guardiamo. Franzoni, perché è convinto di aver toccato. È stato rapidissimo Lombardi nell'entrare nella guardia dell'avversario e poi scappare via. La corgera, guardia, pronti, a voi. Alto, attacco subito verso gli Lombardi, guardia, pronti, a voi. A segno, attacco di Franzoni, ha tentato un ultimo disperato tentativo di parata Lombardi. Guardia. Non ci è riuscito. Pronto, a voi. Tenta di rispondere più volte Franzoni, avete visto? Ha parato e poi ha risposto e nel rispondere poi avanzava. Guardiamo. Proprio per evitare il contrattacco dell'avversario. Attacco no, contrattacco non vale. Fuori misura, attacco di Franzoni. Guardia, Gorgero, Franzoni, guardia, pronti, a voi. Attacco no, contrattacco non valido. Guardia. Cambia il fioretto Franzoni. Ancora una volta non contento della sua punta. Guardia, guardia, pronto, a voi. Tenta la parata risposta Franzoni che va in bersaglio non valido. Pronti, a voi.
il controattacco di Franzoni. Questa volta è Lombardi che si dispera come aveva fatto il suo avversario in precedenza. Vedete là, la lama piegata di Lombardi. 8-6. Borgera. Pronti. A voi. Alza, parata, risposta, nuova rimessa, tocca. Ancora una rimessa, due stoccate favorevoli a Ottaviani. Deve limare il mirino Lombardi. Mette a posto la lama. Guardia. Guardia. Pronti. A voi. Scambio a vuoto, anche se molto spettacolare. Pronti? A voi. A vuoto l'attacco di Ottaviani. 9-7. Un grande attacco perché prende un ottimo tempo Giulio Lombardi, si riporta a più 3. Risposta di Franzoni che accorcia le distanze, ha raccolto molto bene. Lombardi che sta cercando di passare dall'esterno, mettere la punta sulla parte bassa del bersaglio avversario. Gorgero, guardia, pronti, a voi. Attacco bersaglio Lombardi. Ha rischiato molto stavolta Lombardi. In guardia, pronti, a voi. Attacco, attacco di Franzoni, ha provato a mandare fuori bersaglio la punta dell'avversario Lombardi, non ci è riuscito. Guardia. 19 Lombardi, maschera. In guardia, pronti, a voi. Avete visto come è riuscito sotto misura Lombardi a riportarsi a più 2, 11-9. Pronti, a voi. Finisce qua. Alza, avete un minuto. Finisce la seconda frazione, 11 per Giulio Lombardi, 9 per Giuseppe Franzoni.
assalto che comunque ha sempre condotto Lombardi, ma nel quale Franzoni è sempre riuscito ad avvicinarsi, a tenersi a contatto e quindi a mettere un pochino di pressione all'avversario. Lombardi era la prima testa di serie di questa finale. Guardia, Lombardi. Mentre Franzoni è la numero 3, numero 2 Martini, numero 4 Bonato. Quindi le prime quattro teste di serie erano riuscite a raggiungere le semifinali. Non senza brividi, soprattutto il 15 a 14 di Martini su Panazzolo nei quarti di finale, quello di Bonato sempre nei quarti di finale su Damiano Di Veroli. Non valido l'attacco di Lombardi. In guardia. A voi. Assegno Bonato dopo questo lunghissimo scambio. Sono andati su e giù per la pedana. 11-10, ancora vicini. Guardia, pronti. A voi. Guardia. Perde l'arma Lombardi. Guardia. Gorgera. Pronti. A voi. Alte, rimesse preparate, risposta no, rimesse in bersaglio non vale. Aveva trovato il ferro Bonato, anche una bella parata, molto ampio il movimento, avete visto, si era preparato per arrivare sulla schiena di Lombardi, non ci è riuscito. Guardia. Pronti. A voi. La parata e risposta di Lombardi che si porta sul 12-10. Guardia. Pronti. Stoccata molto molto importante nell'economia del match. Si salva Lombardi adesso. Contrattacco immediato sull'avanzata, prova. Avete visto cos'è successo? Si deve cambiare la divisa Franzoni perché il colpo sul braccio ha segnato bersaglio valido. Ovviamente la stoccata deve essere convalidata perché il problema dell'attrezzatura è un problema che riguarda l'atleta, quindi se l'attrezzatura ha un malfunzionamento, in questo caso malfunzionamento legato al sudore, non può comportare un annullamento della stoccata, un problema di manutenzione in pratica.
Il corpetto elettrico chiude un circuito diverso, grazie a uno spinotto che viene posto sui bordi del corpetto stesso, e a volte succede che quando la divisa bianca si impregna di sudore, il sudore fa da conduttore, quindi la divisa chiude il circuito elettrico che assegna la stoccata valida, si cambia la divisa buonato. Adesso avete visto sulla manica la segnalazione è regolare, cioè è non valida, però intanto siamo 13-10. E sarà importante la stoccata del 12-10, pensate quanto lo è questa qua, questa del 13-10 che proietta Lombardi lanciato sulla dirittura d'arrivo. E l'attacco di Lombardi, di Franzoni, non va a segno. E c'è la stoccata numero 14 di Lombardi. È a meno 1. Giuro Lombardi, a meno 1. Problema al dito. Chiede l'intervento medico Lombardi. Probabilmente solo per un po' di ghiaccio. Nella gara del dito indice, abbiamo visto nella semifinale Martini. Guardate l'espressione di Franzoni che adesso ha da scalare una montagna. Una montagna che si chiama 5 stoccate. Deve mettere 5 stoccate senza subirne se vuole laurearsi campione d'Italia. Giulio Lombardi è a meno 1. L'attacco di Lombardi porta a casa il titolo tricolore. Il sorriso di Giulio Lombardi non è ancora ufficiale, chiede il video Franzoni, vediamo. Mezzo passettino l'ha fatto Franzoni in anticipo. Certo è che Lombardi prende proprio il tempo di partenza. Vediamo. C'è Marco Dal Pozzolo in moviola con terna arbitrale. Aveva già scaricato la sua rabbia, la sua gioia.
Lombardi, rabbia agonistica ovviamente. Vediamo, attenzione. Astensione. Si astiene l'arbitro e quindi si rimane 14-10, non c'è nemmeno il 14-11 per Franzoni. Guardia. Nessuno ha messo la stoccata, si riparte. A voi. Guardia. Pronti. A voi. Tacco non valido di Franzoni. Tra l'altro ci avviamo anche alla chiusura del match per quanto riguarda il cronometro. L'attacco di Franzoni, 14-11. Deve ritrovare la concentrazione Lombardi, perché certo avere sensazione di aver vinto, quindi essersi scaricato, ma sicuramente messo un pochino in condizioni non ottimali. Questa volta non ci sono discussioni, perché la luce è rossa, è una sola, ed è la luce di Giulio Lombardi che si prende l'abbraccio di Beppe Pierucci. Giorgio Ciano. E anche il bacio di Aspromonte a Franzoni. Una bella finale. No, puoi lasciare la borsa e la maschera. Giulio Lombardi si laurea campione tricolore per il 2022. E curiosità, anche lui, come Anita Corradino, aveva messo in bacheca due gran premi giovanissimi. E ora prepariamoci all'ultimissimo atto della